Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Allora, oggi è la giornata dedicata al book tag, quindi un book tag chiaramente a tema natalizio. Quello che ho scelto per voi oggi si chiama The Joy of Christmas Book Tag. L'ho trovato in diversi siti internet, comunque se voi mettete The Joy of Christmas Book Tag lo troverete veramente in diversi blog e canali YouTube. Ho tradotto le domande in italiano e niente, partiamo subito. Domanda numero 1. Aspettativa. L'eccitazione natalizia è palpabile. Quale uscita aspetti di più? Allora, sono andata in realtà a dare un'occhiata alle uscite previste sia nel mese di dicembre che nel mese di gennaio del 2017, ma sono chiaramente in uscita tantissimi libri, ma non ce n'era nessuno che mi incuriosiva particolarmente o che comunque mi metteva grande voglia, ecco, di aspettare, e quindi non c'era niente, ecco, nessuno dei miei autori preferiti sta per pubblicare qualcosa. L'unico che mi sento di nominare, anche se manca ancora tantissimo perché uscirà nell'autunno 2017, è il nuovo libro di Ken Follett. Attualmente sappiamo soltanto il titolo in inglese, che è Column of Fire, e che sarà il terzo della trilogia dei pilastri della Terra, Mondo senza fine. Ecco, finora avevamo questi due libri, adesso questa sarà la terza parte del racconto ambientato a Kingsbridge. Sono veramente molto 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 eccitata e non vedo l'ora di poterlo leggere, perché come sapete Ken Follett è il mio autore preferito. Mi dispiace solo che, accidenti, lui ne pubblica uno ogni 3 anni e quindi mi tocca sempre aspettare tanto prima di leggerlo di nuovo. Domanda 2. Canzoni natalizie, di quale libro o autore non puoi non cantare le lodi? Allora, chiaramente ci sono tanti autori dei quali io mi sento di cantare le lodi perché mi sono piaciuti i loro libri, però ne voglio citare una in particolare che non mi stanco mai di elogiare, di consigliare, ed è Valentina D'Urbano. Di lei ho letto Quella vita che ci manca, ma ha scritto anche diversi altri libri, e tutti, vi garantisco, tutti sono bellissimi, perché io sento soltanto opinioni positive. Chiaramente io vi posso dare la mia su Quella vita che ci manca, ed è meravigliosa, è un libro meraviglioso, ecco. Lei racconta di solito di coppie giovani e soprattutto insomma, utilizza personaggi che vivono una vita particolare, a volte anche un po' complicata, un po' difficile, sia dal punto di vista appunto dell'ambientazione, quindi del dove vivono, sia dal punto di vista familiare. Non sono quasi mai, ecco, personaggi che hanno una vita facile. È molto diretta, scrive in maniera semplice, ma allo stesso tempo ci fa completamente entrare dentro la vicenda e sentire parte della storia. Con poche parole riesce a descrivere grandi emozioni, grandi sensazioni, e soprattutto riesce a farci vedere chiaramente i suoi personaggi. E io cerco di elogiarla e di farle pubblicità, perché non solo è italiana, è donna, è anche giovane, si merita il successo che ha. Oltretutto io gli ho anche scritto su Facebook una volta per ringraziarla di avermi dato le bellissime sensazioni che mi ha dato, che mi ha fatto provare a leggere Quella vita che ci manca, e lei molto gentilmente mi ha risposto, quindi è anche una persona molto alla mano, molto buona. Insomma, io ve la consiglio, Valentina D'Urbano, bravissima. Domanda 3. Le casette di Pan di Zenzero, quale libro ha un world building favoloso? Per questa domanda ho scelto Bambini di Ferro di Viola di Grado. È il primo libro che ho letto di questa autrice ed ha creato un mondo veramente meraviglioso, perché siamo in un mondo sicuramente ambientato nel futuro, e che diciamo vede la robotica insomma, che ha raggiunto dei livelli stratosferici, nel senso che sono state create delle madri artificiali che riescono ad accudire i bambini molto meglio di una madre umana, e quindi diciamo che in questo mondo è stato fatto questo esperimento secondo il quale appunto dei bambini devono essere accuditi da queste madri che, grazie alla tecnologia, riuscivano sempre a capire alla perfezione i bisogni del figlio e quindi accudirlo nella maniera migliore possibile. La storia però chiaramente parla di tutt'altro, parla del fatto che questo progetto non è andato a buon fine, che ci sono degli orfanotrofi dove una ragazza che ha avuto una madre artificiale lavora e si ritrova a dover accudire una bambina nell'orfanotrofio molto particolare, che non parla, ma nella quale lei si rivede tanto. La cosa bella del mondo creato da Viola di Grado è il fatto che noi non
come posso dire, non ci viene spiegato niente, noi ci troviamo immersi in questo mondo come se fosse quello reale, quindi non c'è bisogno di spiegare assolutamente niente, noi tutto quello che scopriamo lo scopriamo grazie agli eventi, grazie alle parole dei personaggi, grazie a dei piccoli riferimenti, ma non c'è una vera e propria spiegazione su come il mondo sia arrivato a quel punto e soprattutto non c'è una vera e propria spiegazione dettagliata del mondo che c'è fuori dalle mura dell'orfanotrofio. È tutta un'intuizione, come se noi fossimo già lì e non ci fosse bisogno di spiegarlo, ed è questo che mi è piaciuto tantissimo di questo libro, straconsigliato. Domanda 4. Canto di Natale, classico preferito o quello che vuoi leggere? Per il classico preferito, come sapete ormai lo ripeto sempre, Notre Dame de Paris, in questa mia versione rovinatissima e mangiata dal cane, in ogni caso Notre Dame de Paris è il classico più bello che abbia mai letto. Victor Hugo è spettacolare, ci fa amare Parigi in una maniera veramente viscerale e carnale, ci strappa un pezzo di cuore e se lo tiene per sé, i personaggi sono fantastici, sono psicologicamente interessantissimi, non è assolutamente come il cartone animato, che non ci sono i buoni, non ci sono i cattivi, ma sono tutti dei personaggi con una psicologia molto particolare, piena di pregi e di difetti, e tutti riusciamo ad amarli e ad odiarli allo stesso tempo, perché ci sono delle azioni che approviamo e delle azioni che invece ci fanno un po' rimanere a bocca aperta. In particolare Frodo, secondo me, è un personaggio meraviglioso, un finale bellissimo, totalmente diverso sempre da quello del cartone animato e quindi 100 volte più bello, una trama intricata e dove ogni minimo personaggio ha avuto un ruolo fondamentale per lo svolgersi della vicenda, quindi al pari dei migliori thriller che si leggono oggi, un libro meraviglioso, leggetelo, perché tutti quelli che l'hanno letto dietro il mio consiglio poi mi hanno detto che gli è piaciuto tanto, quindi un classico meraviglioso. Per quanto riguarda invece il classico che vorrei leggere, era tra i miei buoni propositi dell'anno scorso, ma quest'anno non ce l'ho fatta, vorrei leggere Les Misérables. È una cosa che voglio fare da tanto, ma dato che il libro è molto lungo, ancora non ho trovato la maniera di approcciarmi, anche perché, devo dire la verità, io non conosco niente della storia dei miserabili e quindi sono ancora più curiosa, perché so che mi potrà stupire in ogni sua parte, però per ora non ho ancora trovato il momento giusto per cominciare. Domanda 5. Dolcetti di Natale. Quale libro vorreste ricevere per Natale? Allora, diciamo che voi sapete già che cosa mi piacerebbe ricevere per Natale, perché ho fatto un video, ve lo lascio nella i, dove appunto parlavo di quale sarebbe la mia letterina per Babbo Natale quest'anno e quindi niente, quello sicuramente vi rimando a quel video per questa domanda, però devo essere sincera, io avendo una libreria, ovviamente mi capita raramente di avere dei grandi desideri letterari, perché comunque non appena un libro esce, mi incuriosisce o comunque mi attira in qualche maniera, io ho l'opportunità di ordinarlo ed averlo a casa subito, quindi raramente mi regalano dei libri, proprio perché io in ogni caso avendo il negozio, giustamente, insomma, riesco a recuperarli, a prenderli tutti lì. Però devo essere sincera, quando mi regalano un libro è sempre molto bello, quindi non avrei un desiderio, cioè non vorrei che una persona mi regalasse quel determinato libro, io vorrei che qualcuno mi regalasse un libro, punto, perché vorrei che qualcuno, andando magari una mia sorella, i miei genitori, il mio maritino, andando in libreria, vorrei che prendessero un libro e pensassero, ma guarda, questo per la trama, per la copertina, per non lo so, per qualcosa sento che può piacere alla Martina, e quindi magari, ecco, in quella maniera mi piacerebbe riceverlo, quindi va bene qualunque titolo purché sia qualcosa che si sono sentiti nel cuore i miei cari e che hanno pensato fosse adatto a me, che mi avrebbe fatta felice, quindi va bene tutto, ecco. Domanda 6. Candele alla finestra. Quale libro ti dà una sensazione di calore? Per questa domanda ho deciso di rispondere con due libri. Il primo è Cioccolata per due di Lolly Winston, che oltretutto credo che adesso non si trovi più. Io l'ho comprato al libraccio al Salone Internazionale di Torino, no, Salone del Libro di Torino, scusate, di 2 anni fa. E in ogni caso questo mi ha sempre dato una sensazione di calore, perché la storia raccontata di una ragazza che cambia vita dopo la morte del marito, si trasferisce in un nuovo paese, un paese molto simile a quello dove vivo io adesso, che si rifà una vita, che scopre quali sono le sue passioni, scopre quali sono le sue abilità e magari
non era mai riuscita a scoprire, ecco, effettivamente quali fossero prima, quando sembrava che tutto andasse bene. Insomma, la storia di questa rivincita sulla vita della ragazza mi ha incantato, ecco, e mi è piaciuto moltissimo il racconto. Mi dà la sensazione di calore perché mi è piaciuta la descrizione della casa dove lei va ad abitare, delle sue abitudini, di ciò che acquista, del suo lavoro, delle persone che conosce. Ecco, diciamo che la sua nuova vita mi dà un senso di calore, di sicurezza, di novità, di allegria, e quindi questo ho deciso di usare questo per rispondere alla domanda. L'altro libro di cui parlo, e che non ho qui con me perché non so, credo di averlo rivenduto tra l'usato, ma perché l'ho letto veramente tanto tempo fa e non so perché non l'ho voluto tenere, in ogni caso era Taya Kuchiyama, non ricordo neppure l'autrice, comunque tanto la copertina ve la lascio. Anche in questo caso si parla di una coppia che per seguire il lavoro del marito cambiano città e si ritrovano improvvisamente appunto da una città a un piccolo paese dove la donna, non avendo un lavoro, si ritrova un po' spersa, sola. Soprattutto sola, ecco, si ritrova un po' senza i suoi punti di riferimento, ed anche qui c'è questa ricerca di una nuova vita, ricerca di una nuova passione, che in questo caso sarà il cucito, o comunque il creare qualcosa con le proprie mani artigianalmente, e quindi lei grazie a questo riuscirà a risollevarsi, a fare nuove conoscenze, a scoprire qualcosa di sé che non conosceva, e soprattutto ad apprezzare anche quel posto che all'inizio sembrava avere solo difetti. Anche in questo caso, quando io penso a quella storia, nonostante sia semplice, sia molto tranquilla, io ho sempre la sensazione di calore, perché secondo me, evidentemente, insomma, quando una protagonista riesce a risollevare la propria vita con cose semplici, a me automaticamente mette di buon umore, mi fa sentire bene e mi dà la speranza che anche con poco si possa stare bene, quindi nomino sicuramente questi due libri. Domanda 7, albero di Natale e decorazioni. Quali sono alcune delle tue copertine preferite? La prima che nomino è 5 quarti d'arancia di Joan Harris, perché l'ho acquistato più o meno all'inizio dell'autunno e mi piaceva moltissimo la copertina, perché è tutta sull'arancione con queste arance. Mi piaceva il titolo, mi piace il fatto che sia un po' vintage, che si vede che i piedi di questa bambina sicuramente appartengono non all'epoca moderna ma a qualche anno fa. Insomma, la copertina mi ha veramente incantata, come poi la storia al suo interno. Altra copertina che nomino sempre è Una canzone quasi dimenticata di Catherine Webb, storia meravigliosa di cui non sto a parlarvi, ma che comunque ho straamato. Se ritrovo il video ve lo lascio qui linkato, quello in cui parlo di questo libro. In ogni caso, ecco, questo lo dico sempre, tutte le volte che ne parlo, l'ho acquistato proprio perché mi incuriosiva la copertina e basta. Poi si è rivelata una bellissima storia, però obiettivamente a me è piaciuta tantissimo la copertina, mi piace il colore, il fatto che il titolo sia leggermente in rilievo, mi piace questa vista del mare, che sia insomma una foto così tridimensionale nonostante si utilizzino soltanto due colori, quindi questa copertina la adoro. E l'altro libro che nomino è The Night Circus di Erin Morgenstern, che ho acquistato in America, che ancora non ho letto, è in inglese, e però volevo nominarla perché appunto, vedete, la copertina è un ritaglio circolare nel mezzo, e che riprende un circo, e poi appunto quando apriamo vediamo che c'è un'altra copertina sotto. Mi piace sempre quando i libri hanno qualcosa di particolare in questa maniera, e quindi questa copertina, ecco, è sicuramente tra le più belle che ho. Domanda 8, la gioia del Natale. Quali sono le cose che ami più del Natale e alcuni tuoi ricordi del Natale? Allora, questa è una domanda un po' più personale, comunque spero vi possa interessare comunque. Allora, io amo tutto del Natale, io lo festeggio con grande anticipo, perché ho un negozio che mi permette di tirare fuori tutto il materiale natalizio già a novembre, quindi mi mette proprio di buon umore. Mi piace addobbare la casa, so che è una cosa che molti considerano magari anche un po' superficiale, però mi piace, mi dà allegria, quindi mi piace addobbare la casa col maritino, fare l'albero insieme. Noi lo compriamo sempre vero, perché anche quando eravamo
quando ero, insomma, a casa mia con i miei, lo compravamo sempre, vero? Lo addobbiamo appunto insieme, facciamo sempre un grande presepe, andiamo a raccogliere il muschio per averlo fresco tutti gli anni, insomma, candele, decorazioni, lucine in tutta casa, ecco, a me piace tanto. Oltretutto, chiaramente, lo festeggio sia dal punto di vista un po' più superficiale e commerciale, come diciamo noi, come si dice sempre, insomma, che, e quindi lo festeggio facendo tanti regali ai miei parenti, ai miei amici, al mio amore. Insomma, mi preparo già da molto prima, cerco di fare delle cose anche a mano. A me, ad esempio, piace molto il punto croce, quindi ricamo sempre qualcosa per fare qualche regalo per Natale, e ovviamente poi lo festeggio dal punto di vista religioso, perché io comunque sono cattolica, e quindi il Natale, ecco, dal punto di vista religioso è anche una festa importante, quindi cerco anche di tutti gli anni di prendere l'occasione, anche se lo so, sarebbe più giusto farlo tutto l'anno, però ecco, di solito ci sono un paio di ricorrenze durante l'anno religiose durante le quali cerco anche di fare un po' di beneficenza, quindi di aiutare il prossimo in varie maniere, donando qualcosa oppure del denaro, appoggiando delle associazioni che hanno dei progetti nei quali credo. Insomma, questo mi regolo di anno in anno in base alle cose che mi ispirano di più. Per quanto riguarda i miei ricordi del Natale, devo dire che io una tradizione bellissima in casa dei miei, mi è dispiaciuto un po' doverla perdere, chiaramente trasferendomi col maritino. Fatto sta che comunque noi, ecco, la sera del 24 andavamo sempre a messa, e poi dopo mettevamo davanti al camino, ma non l'ho fatto fino adesso, cioè se abitasse con i miei lo farei ancora, le mie sorelle lo fanno, mettiamo davanti al camino un bicchiere di latte e una mela per Babbo Natale, e poi ecco, noi aspettiamo la notte e il giorno dopo troviamo i regali sotto l'albero, che ovviamente non sono assolutamente messi dai nostri genitori, ma appunto passa Babbo Natale tutti gli anni. Uno dei ricordi più belli che ho è quando, diciamo, ne ho due che proprio mi ricordo bene. Uno è stato quando mi regalò Babbo Natale un robot, quindi era l'epoca in cui c'era Emilio, però non era Emilio, il mio era un altro, perché era una robot femmina, e il fatto sta che io ricordo questo pacco che era praticamente alto quanto me, quindi già soltanto questo ero super eccitata, e c'era appunto questo robottino che camminava, aveva tutti i cassetti con gli anelli da principessa, vabbè. E l'altro è quando mi hanno regalato i primi 4 libri di Harry Potter. Quello è stato bellissimo perché mi raramente regalano libri, col fatto che leggo tanto, quindi ne ho sempre tanti, non viene in mente a nessuno di regalarmi i libri. Ecco, quell'anno mi regalarono i primi 4 libri di Harry Potter, quindi io ho proprio l'immagine in mente di questi 4 libri appoggiati a terra dal più basso al più alto, perché poi sapete che i primi 4 vanno in un crescendo, e io ho tutta questa carta intorno, insomma, mi ricordo una sensazione bellissima, ecco, di quel regalo. E niente, comunque, non so se l'avete capito, comunque a me il Natale piace, lo adoro, è un periodo bellissimo, anche perché poi dopo arriva la Befana, io dopo dal 7 gennaio comincio a volere l'estate, quindi per ora cerco di godermela. Niente ragazzi, il video finisce qui, io come sempre vi ricordo che trovate anche la playlist con tutti i libri dell'avvento, quindi con tutti i video nell'attesa del Natale, tutti i miei contatti sono sotto, e noi ci vediamo domani con un altro video, ciao!